Abbiamo fatto un buon primo tempo con molto agonismo, molta corsa, ce la siamo giocata secondo me alla pari, eh, sono state occasioni da entrambe le parti. Il secondo tempo diciamo, la svolta è stata il gol, eh, sappiamo che ogni, eh, cioè dopo che vai sotto è difficile eh, rimontare, soprattutto con le squadre forti, organizzate e che, ha, e che hanno molta fisicità. L'Arezzo sta bene e, e si vede. E quindi eravamo in balia, diciamo e il secondo tempo eravamo un po' in balia delle loro sfuriate, perché hanno i tre davanti veramente forti, nonostante l'uomo in meno abbiamo retto, abbiamo provato a andare a riprendere la partita, ma è difficile perché, ripeto, l'Arezzo è una squadra forte. Ecco, dici dell'Arezzo, una squadra forte. Eh, poche giornate fa avete incontrato il Livorno che avete battuto. E... È la qual è la differenza tra queste due squadre che alla fine all'inizio dell'anno erano accreditate e sono tuttora accreditate per essere due delle delle pretendenti ad andare di sopra sì, sì, sono due squadre molto organizzate, hanno un potenziale offensivo importante e, e, e anche dietro sono molto solide. Il Livorno mi ha dato l'idea di una squadra molto solida, forse con il Livorno c'è stato un po' un calo fisico da parte loro e noi stavamo un po' meglio, l'abbiamo messa un po' sulla parte atletica e siamo riusciti a spuntarla, mentre oggi. L'Arezzo un po' anche facilitato dal fatto che sono rimasti uno in più e hanno sfruttato meglio le occasioni e quindi per noi non c'è stato tra modo di riprendere la partita.